Bentornati a SOS Arezzo TV, siamo nel ponte che dalla tangenziale va da via Romana, dalla rotatoria di via Romana e dall'incrocio di via Vittorio Veneto va verso verso la superstrada. Sì. Senti, ci è arrivata questa segnalazione, salutiamo questo telespettatore e sentiamo. Sì, è illuminata a giorno e quel pezzettino lì tutto buio pesto. Si sta parlando di un'altra strada. Il ponte che va dopo, che ritorna alle stradine che vanno verso l'Esse Lunga, non sono capito, sì. Che dopo di qua ritorna verso l'hotel Piana Francesca, no? Uh-huh. È tutto buio pesto, è una schifezza in quella maniera lì, quando con il pescaiolo è tutto illuminato a giorno, e questo qui che è sempre città, tutto buio. Ho capito. E non è brutto in quel modo lì, Sembra essere neanche uno solo, che è del mondo lì. Alla fine del mondo. Allora, salutiamo il telespettatore, segnalazione raccolta dalla nostra Greta Settimelli, un nostro telespettatore che ci segue tutte le sere. Effettivamente qui mancano completamente... È tutto buio, e anche l'ingresso poi giù nella superstrada è tutto buio, e anche il raccordo per entrare verso la S Lunga è tutto buio, la prima parte. Quindi chi è la competenza? Comune. Comunale. Quindi nessuno ha mai pensato a metterci le luci? No, vedi, gli ultimi lampioni sono questi i primi lampioni sono questi qui al semaforo, poi dopo il semaforo non c'è più assolutamente niente. Tra l'altro è una strada che, come vediamo, è di scorrimento, anche pericoloso, questo incrocio è stato un sacco di incidenti, no? Perché la gente non rispetta spesso i semafori, no? Quindi è una strada trafficatissima però effettivamente di notte sembra molto effettivamente buia. Non so, tu non la fai forse, io lo faccio spesso. Sì, anche io la faccio. È veramente, veramente buio qui, completamente buio pesto, perché non, sa, molte volte ci sono le case vicine, qui non c'è assolutamente niente, e quindi effettivamente la notte, specialmente quando piove, non si vede assolutamente niente o poco. E lui fa il parallelo col ponte di Pescaiola, che è strailluminato, forse perché è più nuovo, nel senso, quindi è stato rifatto tutto recentemente, lì è stata prevista l'illuminazione. Qui è rimasto come era all'inizio, quando è stato aperto il raccordo intorno alla città, senza illuminazione, e allora e senza illuminazione oggi, qui non è stato fatto niente. Ma forse anche per il fatto che la superstrada dovrebbe essere raddoppiata, la superstrada dei due mari, e quindi dovrebbe essere fatto un ingresso in modo diverso, perché logicamente devi togliere l'incrocio a quel punto lì, e per questo non è stato fatto mai niente, in attesa di vedere il progetto definitivo come sarà. Però insomma, dico io, siccome il progetto definitivo interessa la parte finale del ponte, almeno la parte iniziale potrebbe essere fatta. Eh sì. E cioè, che poi aspetta, chi vive, chi visse aspettando, morì, lo sai che te? Come morì? Morì sopra seduto a fare una certa cosa. Esatto, va bene. Anche perché si aspetta, chissà quando mai la faranno. Esatto. La faranno, le due mari, figure. Casina e Grosseto stanno andando avanti spediti. È finita quella, verranno di qua poi. Per aspettare che finiscano di là, ho capito. Comunque, noi riportiamo quanto ci ha detto questo cittadino. Nessuno si è mai posto il problema più di tanto, però evidentemente non solo è brutto, ma può essere anche pericoloso, no? Perché la strada anche la sera è abbastanza percorsa. Sì, poi sai, qui, specialmente all'uscita delle fabbriche, all'uscita degli uffici, è tutta una colonna. Addirittura si fermano qui le macchine perché c'è lo stop e quindi si devono fermare. D'inverno, quindi è piuttosto... D'inverno è un bel problema. Bene, salutiamo il telespettatore, mandateci le vostre segnalazioni anche via Facebook, nella nostra pagina ufficiale Arezzo TV su Facebook, o scriveteci a redazione@arezzotv.net. Grazie Beppe, buona serata. Ciao.